Il business delle banche è in crisi e la notizia più importante è che potresti essere tu a pagare le conseguenze. Bentornato sul canale YouTube di Affari Miei, il canale che ti spiega la finanza personale e ti insegna a vivere di rendita dal divano di casa mia. In questo video parliamo nuovamente di banche. Ho già affrontato il discorso in tanti altri video in passato. Questa volta voglio entrare nel merito di quello che è il business delle banche, perché come ti ho detto tante volte, per capire bene un fenomeno è necessario scavare a fondo e per capire bene che cosa ci propongono le banche quando ci interfacciamo con loro, è bene che capiamo come funziona il loro business e, in parole povere, come fanno a fare i soldi. Prima di cominciare, ti invito a dare una bella spolliciata qui in basso su YouTube con un bel like, così da aiutarmi a diffondere qui su YouTube i contenuti di Affari Miei, in particolare questo contenuto che è molto utile non solo per chi è interessato agli investimenti, ma in generale per chiunque ha un rapporto bancario, quindi praticamente per tutti. E ti invito ovviamente a iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, così che ti arriveranno le notifiche sui prossimi contenuti che pubblicherò qui su Affari Miei. Allora, partiamo dal concetto di base, perché dobbiamo comprendere il business delle banche? Te l'ho già detto. Dobbiamo sapere come fanno a fare i soldi perché altrimenti non riusciamo a valutare bene le proposte contrattuali che ci fanno. Questo vale sia quando fai la spesa al supermercato che quando devi investire i soldi o devi fare qualsiasi cosa. Te l'ho detto in tantissime occasioni, anche quando guardi me, per esempio, nello specifico qui su YouTube, ti ho detto più di una volta e non è che te lo nascondo come funziona il mio business è quello di venderti i programmi formativi avanzati dell'Accademia di Affari Miei, o i miei libri, o gli eventi, le cose che farò nel corso degli anni. Quindi le informazioni che ti do sono propedeutiche per farti fare quello. Quando vai in banca, la banca guadagna in tutta una serie di modi a seconda di quello che tu devi fare. Quando vai a fare la spesa al supermercato, ci sono dei prodotti che il supermercato utilizza come civetta per portarti dentro e dei prodotti sui quali invece ha dei margini più elevati che gli permettono sostanzialmente di stare in piedi. Sia che stiamo vendendo informazioni, sia che stiamo vendendo soldi, sia che stiamo vendendo prodotti di prima necessità, prodotti alimentari, le regole sono sempre le stesse. Capisci come fai i soldi il tuo interlocutore, così da capire anche quali sono i vantaggi che puoi avere dall'averci a che fare e quali invece sono le cose che devi evitare assolutamente. E soprattutto preferisci gli interlocutori che sono chiari, che te lo dicono come fanno, piuttosto che quelli che sono meno chiari, come per esempio le banche, che tendono sempre un pochino a trattare questa cosa come un tabù. Se parli con un impiegato in banca e gli chiedi come guadagna la banca da quell'operazione, molto spesso tende a dare delle risposte vaghe. Ovviamente con Affari Miei cerchiamo di fare chiarezza e in particolare voglio spiegarti come si è evoluto il business delle banche nel corso degli ultimi 10 anni, praticamente dallo scoppio della grande crisi, e come questo riguarda anche la tua situazione, anche i tuoi rapporti. Partiamo dalle origini, tutto inizia un po' come praticamente tutto quello che riguarda ormai la nostra vita con la grande crisi del 2008, che come sai è nata in particolare dagli Stati Uniti con lo scandalo dei mutui subprime e poi tutto quello che ne è venuto dopo. Quella grande crisi ha probabilmente segnato la vita un po' di tutti noi. Se hai la mia stessa età, probabilmente sono cambiate anche molte cose nella tua vita, molte tue convinzioni da un punto di vista professionale, da un punto di vista economico, eccetera, eccetera. Se diciamo per noi piccoli le cose sono profondamente mutate, anche i ricchi piangono, nel senso che anche ai piani alti le cose sono cambiate in maniera esponenziale, perché questo, oltre ad aver prodotto insomma tutti i crack e le varie cose che sono successe nel corso di quegli anni, ha prodotto la grande crisi ha avuto un effetto estremamente importante sui bilanci delle banche, perché ovviamente se c'è la grande crisi, aziende e privati che hanno preso i soldi in prestito hanno più difficoltà a pagare, quindi a restituire le loro rate, perché magari sono saltati interi business, sono saltati posti di lavoro, ci sono delle difficoltà economiche, è storia recente, ormai lo sappiamo tutti. Questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto ad un aumento dei crediti deteriorati, quindi praticamente tutte le banche, questo è successo a livello mondiale, così come anche a livello italiano, si sono trovate in pancia tutta una serie di crediti che dovevano riscuotere, che rappresentavano una parte consistente dei loro guadagni, se li sono trovati praticamente bruciati o fortemente ridotti, o comunque hanno dovuto fare degli stralci e tutta una serie di operazioni che non sto qui a spiegarti. Questo ha dato un primo colpo, diciamo, a quelli che sono i bilanci delle banche, che se vai a vedere sono poi in realtà le aziende che sono poi cresciute di meno nel corso di un decennio, che poi dopo la grande crisi è stato abbastanza positivo, anzi decisamente positivo, mi permetto di correggermi da solo,
i mercati finanziari e in generale per l'economia mondiale. Dopo la crisi del 2008 arriva un altro passaggio estremamente importante per le banche, quindi per l'evoluzione del modello di business che dobbiamo conoscere. Ricorderai probabilmente, perché anche questo ormai è storia recente, la crisi dei debiti sovrani di alcuni paesi dell'Unione Europea, tra cui anche l'Italia, tra il 2011 e il 2012, quando all'epoca praticamente mangiavamo il cappuccino con lo spread al posto del caffè ogni mattino, comunque anche le vecchiette al parco, insomma, parlavano di spread, dei BTP e dei Bund, di tutte quelle belle cose lì. Al di là dell'aspetto folcloristico, la crisi del debito sovrano sostanzialmente all'epoca come è stata risolta a livello europeo? C'è stato l'intervento di Mario Draghi, che allora presiedeva la BCE, che alla fine, dopo un lungo braccio di ferro con i cosiddetti falchi dell'austerità, cioè quei paesi che non volevano sostanzialmente che ciò avvenisse, si è arrivati al quantitative easing e quindi ad un'immissione enorme di denaro nell'economia. Per semplificare, anche qui senza andare nel tecnico, perché ci sono valanghe di fonti online con cui puoi approfondire, che cosa ha prodotto il quantitative easing? Anche queste storie sono fatti concreti. Il quantitative easing ha sostanzialmente fatto abbassare i tassi di interesse e questo ha fatto sì che prendere denaro in prestito divenisse più economico. Questo per noi consumatori si è tradotto in mutui con tassi più bassi. Probabilmente chiunque ha un mutuo negli ultimi anni ha surrogato perché era troppo conveniente cambiare banca, e anche, diciamo, prestiti per aziende o comunque per privati sono diventati più accessibili. Quindi il denaro costa meno a partire da quegli interventi che sono stati messi in atto dalla Banca Centrale Europea per cercare di far riprendere, l'economia. Questo ovviamente ha avuto un impatto anche sul business delle banche. Perché? Perché se il denaro costa meno, se prendere i soldi in prestito diventa più facile e più conveniente per il consumatore, come avviene in tutti i mercati, i venditori tendenzialmente ci vanno a perdere perché possono applicare delle commissioni più basse. Quindi una fonte di ricavi estremamente importante delle banche, che era quella di guadagnare dai prestiti che vengono effettuati appunto ai privati e alle aziende, si è in qualche modo ridotta. Questi sono gli eventi più importanti che hanno caratterizzato l'ultimo decennio dell'attività delle banche. Ci sono anche altri fatti, ma non voglio scendere troppo nel tecnico. Un aspetto importante, e ti lascio il link in descrizione poi dell'articolo di Affarimengo pubblicato il grafico, è quello evidenziato appunto da uno studio di Standard & Poor's Global Rating che riguarda le banche italiane, e il grafico che ti riporto è stato elaborato dal Sole 24 Ore. Questo grafico riporta praticamente il cambiamento che c'è stato dal 2008 al 2020 dei ricavi delle banche. Nel 2008, per semplificare, le banche facevano i soldi in che modo? Con il 65% che derivava dal margine di interesse, cioè dai soldi che le banche guadagnavano prestando i soldi ad aziende o private, quando fai il mutuo, il cosiddetto spread che ti applica la banca, per semplificare, mentre il 35% del business delle banche derivava dalle commissioni, che sono le commissioni che paghi quando fai il bonifico, le commissioni che paghi sul conto trading, sul deposito titoli, le commissioni che paghi per avere il conto corrente, la carta prepagata e tutte queste belle cose qua, insomma, che la banca tende a fornire alla clientela fatta da consumatori. Negli anni, ovviamente, questo rapporto di forza si è evoluto in maniera molto significativa, perché nel 2020 le banche guadagnano il 55% da commissioni e solo il 45% dal margine di interesse. Perché? Perché man mano che il costo del denaro si abbassava, anche i margini di guadagno delle banche sul prestito dei soldi si sono ridotti. E quindi l'unico modo che hanno le banche sostanzialmente per stare in piedi è quello di aumentare, per quanto possibile, le commissioni, cercare di guadagnare di più da tutte le operazioni che vengono effettuate quotidianamente, al fine sostanzialmente di starci dentro e continuare a stare sul mercato. Tutta questa cronistoria che ho voluto fare in questo video ci deve portare a riflettere su quelle che sono le cose importanti che poi, da un punto di vista pratico, riguarderanno le nostre vite nei prossimi anni, cioè come consumatori e come investitori, che cosa dobbiamo sapere da qui ai prossimi anni. Sostanzialmente,
Ci sono, secondo me, tre grandi temi che devi avere presente quando ti interfaccerai con le banche nei prossimi anni. Il primo tema, ne ho parlato anche in un altro video che ti linko anche in descrizione, è molto probabile che i conti a zero spese, che hanno caratterizzato soprattutto i primi 10-15 anni, ormai dal 2000 in poi, quindi di questo millennio, tenderanno a diventare sempre di meno. Perché? Perché ovviamente le banche hanno bisogno di fare cassa. Quindi, oltre ad altre ragioni che non sto a spiegarti perché ne ho parlato nel video che ti linko in descrizione, le banche dovranno necessariamente aumentare le commissioni dirette e indirette sui conti perché non possono stare in piedi se non lucrano dalle commissioni. È un fatto inevitabile, è molto probabile che le banche tenderanno a fare cartello perché basta che lo fa una e tutte quante le altre si adeguano a quello che fanno i competitor e sarà sempre più difficile trovare dei conti a zero spese. Poi ci sono delle banche, anche in altre occasioni qualcuno me l'ha chiesto, ci sono delle banche che ancora oggi si pongono sul mercato con il conto a zero spese e sono soprattutto quelle banche di nuova costituzione che nella maggior parte dei casi fanno parte della cosiddetta fintech economy, cioè fanno parte di quelle società che sono nate recentemente con ingenti finanziamenti da parte di investitori che hanno un elevato contenuto tecnologico. Senza farti nomi, queste banche nella maggior parte dei casi sono in perdita perché tutti i soldi che prendono dai finanziatori li investono praticamente in attività di marketing e in attività di acquisizione dei clienti che molto spesso sono anche entra col conto gratis e poi nel mentre che faccio massa critica decido come devo guadagnare da te. Il problema è che tutte queste aziende, siccome hanno degli azionisti che non hanno investito per beneficenza, prima o poi dovranno cominciare a trovare un modo per guadagnare ed è molto probabile che cominceranno a fare una selezione dei clienti, quindi escludere quelli che sono diventati clienti magari solamente perché volevano il conto a zero spese o volevano il bonus di benvenuto che ti danno alcune di queste banche e cominceranno in un modo diretto o indiretto ad applicarti delle commissioni. È inevitabile. Questo è il funzionamento dell'economia, insomma, non è che mi sto inventando chissà quale cosa. Il secondo grande tema che riguarda questa evoluzione che caratterizza il modello di business delle banche è la chiusura delle filiali. Anche qui, se non vivi su Marte, ma esci ogni tanto per strada, ti sarai reso conto anche tu che gli sportelli stanno diminuendo, si va verso accorpamenti, ci sono stati già prepensionamenti, licenziamenti o comunque blocchi di assunzioni nei principali gruppi bancari italiani ed europei. Questo trend continuerà sempre di più favorito dall'automazione, quindi entrare sempre più in filiali come quello che ormai ho sotto casa, dove ci sono 20 sportelli automatici e c'è giusto uno sportello con qualcuno che assiste a qualche vecchina che va lì e si è refrattaria insomma al cambiamento. Questo step qui sarà inevitabile, del resto le banche già da un po' di anni stanno facendo di tutto per non farti andare più lì a fare le operazioni, perciò quando vai a fare un bonifico ti prelevano un rene come commissione per fare il bonifico allo sportello perché stanno dicendo in tutti i modi praticamente se non te ne vai a casa e te lo fai per fatti tuoi o al massimo te lo fai allo sportello automatico noi ti prendiamo 10 euro di commissione così impari, cioè meglio di così non te lo possono dire, ma lo fanno perché hanno necessità di ridurre i costi fissi, come qualsiasi business che si evolve, di ridurre la presenza sul territorio quando non è strettamente necessaria, e questo passa da una razionalizzazione degli sportelli, da una razionalizzazione anche del personale. Probabilmente quando sarò un po' più vecchio, racconterò anch'io ai miei nipotini, ai miei figli, insomma, a chi verrà dopo di me, che quando ero ragazzo e mi iscrissi alle scuole superiori e poi volevo andare all'università, non mi sarebbe dispiaciuto lavorare in banca. Perché all'epoca il posto in banca, e sei qualche anno in più di me, lo sai, era un qualcosa di estremamente ambito, mentre ovviamente per come sta andando il mondo, sembra proprio che il posto da impiegato bancario sarà sempre più raro e sempre meno prestigioso. Terzo grande tema, che è molto più importante se ti interessi di investimenti e se vuoi comprendere appunto come devi gestire i risparmi. L'industria del risparmio gestito diventerà sempre più aggressiva. Come ho detto in tante occasioni, le banche guadagnano tantissimi soldi sostanzialmente dal fatto che le persone non sono capaci di investire da sole o comunque tendono a fidarsi della banca, pensando che le banche siano delle istituzioni all'interno delle quali ci sono dei consulenti che ti dicono come investire i soldi. Nella maggior parte dei casi le banche che cosa fanno? Tendono a farti investire i soldi in due grandi categorie sostanzialmente di prodotti, che sono i fondi comuni di investimento a gestione attiva, che spesso sono gestiti stesso dalle banche o da società loro facenti capo, o in prodotti
assicurativi che travestono da prodotti di investimento. In entrambi i casi, anche qui ho parlato tantissimo su affari miei, quindi non scendo nel dettaglio, c'è tutta una struttura di costi diretti e indiretti che tende sostanzialmente a distrarre il denaro dell'investitore dall'obiettivo di crescita verso l'obiettivo di crescita dei bilanci delle banche. Te la sto semplificando, ne ho parlato in tante altre occasioni su affari miei, però fondamentalmente lo scopo di tutti questi prodotti è quello di ammazzarti di commissioni, facendoti sostanzialmente investire come ti dicono loro. E nella maggior parte dei casi questo produce un cash flow estremamente importante per le banche. Dal momento che si stanno erodendo altre fonti di guadagno, di margini per le banche, è probabile che le banche faranno pressione interna sui promotori, su tutti quelli che vendono questi prodotti all'interno, perché dovranno aumentare le quote di risparmio gestito, perché le quote di risparmio gestito producono dei ricavi consistenti per le banche. Quindi se hai dei soldi da investire, preparati nei prossimi anni ancora di più a sentire il promotore che ti chiamerà in continuazione, che vorrà proporti i suoi prodotti, i suoi servizi e tutte quelle belle cose della banca. Sappi che il promotore avrà ancora più pressione internamente perché dovrà portare a casa i risultati, altrimenti rischia anche il suo posto di lavoro. Mi dispiace dirlo, ma molto spesso è così. Le strade sono due: o pagherai ancora più commissioni e avrai di fronte degli interlocutori ancora più in conflitto di interessi rispetto a quelle che sono le tue reali esigenze di investitore, oppure, come cerco di fare da anni attraverso l'attività divulgativa di affari miei, comprenderai che investire i soldi è un'attività di responsabilità, un'attività che si fa con le giuste informazioni, e magari ti deciderai a diventare cliente dell'Accademia di Affari Miei, soprattutto attraverso il programma Easy Investments Formula. Se questa è la prima volta che guardi Affari Miei, magari in descrizione puoi cliccare il link che ti porta al report gratuito dedicato alle tre grandi fake news degli investimenti nel momento in cui sto registrando, con il quale appunto puoi approfondire alcuni dei temi che ho accennato solo adesso. Quindi mi avvio a concludere questo video nella speranza, insomma, di esserti stato utile per comprendere dove sta andando il business delle banche, perché se comprendi dove sta andando il business delle banche, capirai anche come consumatore e come investitore che cosa ti devi aspettare nei prossimi anni. E le tre grandi conseguenze per riepilogare sono un aumento generalizzato dei costi per avere un conto in banca, per avere un rapporto in banca. Quindi ti consiglio già adesso, magari se hai aperto 50 conti nell'epoca dei conti a zero spese, razionalizza, comincia a chiudere, perché a breve ti applicheranno tutte delle commissioni. Ci saranno sempre meno sportelli, sempre meno impiegati, sempre meno personale, quindi la presenza delle banche sul territorio sarà meno pervasiva come oggi, che veramente ti giri a ogni angolo, c'è una banca in Italia. E ovviamente ci sarà sempre più pressione su tutta l'industria dei venditori di fondi, polizze e prodotti, diciamo, che fanno guadagnare la banca, che avranno la necessità di portare dietro nuova gente, di portare dietro nuovi capitali, di tirarti dentro, perché quella è una delle poche attività profittevoli che gli è rimasta. Il problema è che quando è profittevole per loro, tende a non essere sempre profittevole per te. Io con questo ti saluto, ti invito a lasciare un commento magari a questo video, così a darmi qualche ulteriore spunto di riflessione e di approfondimento nei prossimi video. Ti invito a continuare a seguire Affari Miei iscrivendoti qui su YouTube, iscrivendoti al gruppo Facebook o magari leggendo il blog che trovi, insomma, linkato molto spesso in descrizione. Alla prossima, ciao!